Ciao a tutti, io sono Dista e faccio parte del team di Mind the Chart. In questo video tutorial voglio spiegarti tutto quello che serve per muovere i primi passi su KuCoin. Questo exchange lo trovo molto valido e interessante, lo utilizzo da molti anni. Qui puoi trovare oltre 250 coins, anche quelle con market cap piccolo, solo coin che magari non trovi su come il classico Coinbase. Inoltre le fees sono molto basse, pari allo 0,1%, ed è presente un ulteriore sconto del 20% se utilizzi come pagamento per le fees la coin di KuCoin. Di solito quando io devo comprare qualche coin interessante, sposto i fondi dal mio Binance o FTX direttamente su KuCoin tramite USDT, circuito TRC20 di Tron. Sotto il video potete trovare tutti i timestamp in modo che potete tenere traccia degli argomenti che andiamo a trattare. Ora passiamo al tutorial vero e proprio. Quando andiamo a digitare www.kucoin.com, questa è la pagina di iscrizione dove possiamo iscriverci. Possiamo farlo tramite telefono o tramite email. Io l'ho fatto precedentemente tramite email. Qua inseriamo l'email, mandiamo il codice arriverà direttamente sulla nostra casella di posta elettronica, inseriremo il codice di verifica, imposteremo la password, fondamentale che abbia maiuscole, minuscole e numeri, e il codice referral, se volete utilizzate il mio sotto il video dove troverete alcuni sconti. Lo stesso vale per il telefono, se volete iscrivervi tramite telefono, inserirete il numero, mandiamo il codice. Riceverete un codice di verifica SMS, imposteremo la password e il codice referral se volete utilizzare il mio per gli sconti. Dopodiché, una volta creato l'account, questa è la pagina di login per accedere. Inseriremo la nostra email, se l'avete fatto tramite email o telefono, password e facciamo accedi. Questa è la schermata principale che troverete una volta che vi siete iscritti. Troverete quattro sezioni molto importanti: account principale, account trading, Futures account, account pool ex. Tutti i fondi che arriveranno sull'account, quindi tutti i depositi che farete, andranno sull'account principale e non nelle altre sezioni. Dovete farlo voi manualmente. Se io adesso voglio spostare i fondi dall'account principale all'account trading, basta fare trasferimento. Facciamo dall'account principale all'account trading, li faremo in USDT. Ho solo questo nell'account al momento. Mettiamo per esempio 10 dollari, facciamo conferma e automaticamente vedremo che i fondi saranno caricati sull'account trading. Questo vale anche se vogliamo spostare i fondi da account principale a futures account oppure account pool ex. Per chi non lo sapesse, i futures account, i futures sono degli asset sintetici dove è possibile fare anche short e utilizzare leve, ma in questo video tutorial non approfondirò questo argomento in quanto è diciamo un modo per tradare un po' più per esperti. E alla fine del video voglio spiegarvi anche un po' come funziona lo staking e il lending. Ora, una volta fatto ciò, parliamo di sicurezza, come mettere al sicuro l'account di trading. Andiamo a cliccare su impostazioni di sicurezza, si aprirà questa pagina. Questa è la casella della password d'accesso, io l'ho già impostata anche voi quando avete fatto l'account, potete cambiarla in ogni momento, basta cliccare qui. Codice di verifica Google, molto importante, è il 2FA che ci permette di tenere in sicurezza l'account. Come funziona? Per chi non lo sapesse, per poterlo fare serve da scaricare un'applicazione come Google Authenticator, potete trovarla sia su Apple Store o su Play Store. Una volta scaricata l'applicazione, facciamo, io l'ho già impostata, qua troverai a imposta, fai imposta e si aprirà questa pagina. Questa pagina troveremo il codice QR Google. Noi cosa faremo? Andremo a scansionare tramite l'app questo codice e automaticamente incomincerà l'applicazione a generare codici, che cambieranno chiaramente ogni tot. Noi inseriremo il codice verifica, attiva, e in questo modo noi abbiamo il nostro account, il Google, la verifica Google attiva. Una volta fatto ciò, beh, questa è la sezione del telefono, potete cambiare il numero di telefono se cambiate il numero di telefono, quindi questa è la sezione. Una cosa molto interessante che non ho trovato in tutti gli exchange è la password di trading. Una volta impostata la password, ogni volta che fate un trade dovete inserirla. Qua troveremo la password di trading, è un meccanismo di sicurezza appena giunto sulla piattaforma 2.0 ed è una password di 6 cifre utilizzata per operazioni importanti come transazioni, prelievi e la creazione di API. Faccio che capisco. Qua chiaramente se non l'avete ancora inserita e metterete nuova password, conferma password e conferma. Una volta attivata la password di trading ci sono altre opzioni. Per evitare web phishing
possiamo anche mettere la frase di sicurezza email, frase di sicurezza login e frase di sicurezza per i prelievi. Questo funziona tutto allo stesso modo, apriamo la prima, vi faccio vedere come funziona. Facciamo imposta, frase di sicurezza email. Si aprirà una casella, noi cliccheremo imposta, inseriremo la frase, invia e automaticamente avremo questa opzione attiva e questo vale per tutte le altre tre. Questo è in generale come mettere al sicuro l'account. Dopodiché passiamo alla verifica dei documenti KYC. KuCoin non richiede la verifica dei documenti, noi possiamo tradare anche in anonimato senza verificare i documenti. La verifica serve quando? Per sbloccare dei limiti che loro hanno impostato chiaramente nell'exchange, ma anche se vogliamo fare un versamento con la nostra carta direttamente all'interno dell'exchange. In quel modo dobbiamo verificare i documenti. Ora, bene o male tutti sappiamo come si fa una verifica dei documenti, ma ve lo faccio vedere in maniera molto sintetica. Qua, questa è la pagina, verifica KYC. Facciamo inizia verifica, si aprirà questa pagina, noi inseriremo i dati classici, paese, provincia, regione di residenza, nome, cognome, tipo di documento, tra passaporto, carta d'identità e patente, numero identificativo del documento, conferma. Si aprirà un'ulteriore pagina dove chiaramente dovete caricare documenti fronte e retro dello stesso documento che avete voluto utilizzare e anche la verifica di identità facciale. Una volta fatto ciò, chiaramente KuCoin lo verifica, ci vorrà un po' di tempo, riceverete una mail di conferma di avvenuta verifica e automaticamente qua sopra non troverete più non verificato ma verificato. Andiamo a vedere come fare un deposito sul nostro account KuCoin. Ora, bisogna tenere a mente che KuCoin è un exchange di solo cripto, quindi non è possibile depositare direttamente in euro e poi tradare. Bisogna prima comprare un asset cripto e poi tramite metodo di pagamento è poi possibile farlo. Io vi spiego il metodo più semplice che io utilizzo quando trovo una coin interessante, anche quelle small cap con poca capitalizzazione di mercato, e voglio fare direttamente un deposito su KuCoin. Facciamo questo tutorial, ho voluto utilizzare il mio account FTX come esempio, ma potete anche, se avete Binance, Coinbase, potete fare direttamente un trasferimento di fondi dagli exchange che ho citato direttamente su KuCoin. Ora, come poterlo fare? Andiamo su Asset Overview, clicchiamo, ci troviamo questa pagina, andiamo su Deposita. Io in questo caso, in questo tutorial, voglio utilizzare come metodo di pagamento USDT, mi trovo molto bene, è una stablecoin, è il controvalore del dollaro, non subisce fluttuazioni, quindi è molto interessante utilizzarla. Clicco USDT, andiamo a scegliere come circuito TRC20, che è il circuito di Tron, è un circuito molto veloce e con basse commissioni. Questo è il mio Tether address, l'indirizzo generato, faccio copia, andiamo sul mio FTX wallet, verifichiamo sia USDT, non USD, non facciamo confusione, clicchiamo su preleva, automaticamente facendo ciò si apre una pagina, mettiamo come importo minimo, mettiamo $30, qua inseriremo l'indirizzo dove vogliamo prelevare i fondi. Verifichiamo che le estremità siano corrette, vuol dire la prima e l'ultima, T e B. Andiamo a vedere se è corretto. T e B, molto importante verificare sempre perché se sbagliamo a mandare rischiamo di perdere i fondi. Se è la prima volta vi consiglio di inserire un piccolo importo come $30, inviare, verificare che arrivano i fondi e poi mandare l'intero importo. Se vogliamo salvare l'indirizzo facciamo qua safe address. Il circuito che ho utilizzato, mi raccomando, se utilizzate Tron TRC20 qua, dopodiché utilizzate, inserite Tron TRC20. Deve essere tutto corretto. Poi inseriamo il Google Authenticator che vi ho spiegato in precedenza come impostarlo e in questo caso per il prelievo è importante utilizzarlo. E poi facciamo preleva. Una volta fatto ciò ci vorrà secondo me una trentina di minuti prima che il prelievo arriva. Una volta che i fondi arrivano direttamente sul mio main account, quindi non è che arrivano su trading account, futures account o PoolX. Come ho spiegato in precedenza, se vogliamo farlo dobbiamo trasferire i fondi. Bene, se vogliamo andare a vedere invece dove sono la cronologia dei depositi e prelievi, andiamo direttamente su Asset Panoramica e ci troviamo su Archivio. Come vediamo abbiamo la cronologia dei depositi. Abbiamo i filtri da oggi fino all'anno,
Possiamo scegliere le coin, quindi possiamo anche filtrare che tipo di coin e la cronologia prelievi. Quindi possiamo vedere sia i fondi in entrata che i fondi in uscita. Bene, ci sono anche altri metodi di pagamento, come vediamo Fastbuy, P2P, Third Party. Fastbuy secondo me ha troppe commissioni, quindi non voglio analizzarlo. P2P è poco utilizzato, secondo me la cosa più valida, secondo il mio punto di vista, è la terze parti. Third party. Dobbiamo inserire quanto vogliamo depositare e io metto 100 dollari. Che cosa vogliamo comprare? Esempio Bitcoin. Il miglior prezzo lo troviamo con Simplex, che sarebbe vabbè, la migliore offerta in questo momento. Noi andiamo giù, facciamo che abbiamo letto i termini e condizioni, facciamo conferma. Questo cosa ci permette? Di andare sulla loro pagina. Una volta arrivati sulla loro pagina, adesso vi farò vedere. Dobbiamo compilare tutti i dati, cioè tutti i dati della nostra carta, confermare che ho letto i termini e condizioni e facciamo next. Secondo passaggio è la verifica, perché se volete fare questo metodo di pagamento, quindi versare con carta, dovete per forza verificare l'account. Nel caso che vi ho detto prima, se volete fare un trasferimento di fondi da un exchange all'altro e poi tradare, non serve la verifica, in questo caso è necessaria la verifica dell'identità. Bene, una volta che vi ho spiegato come depositare i fondi, adesso andiamo a vedere i prelievi. Sempre con la pagina principale, andiamo a cliccare prelievo. Io utilizzerò sempre USDT come coin di riferimento, quindi inseriremo USDT. Si apre la pagina, qua andiamo, ho letto e compreso i rischi, il disclaimer. Ora cosa dobbiamo fare? La cosa contraria, andiamo sul mio FTX wallet, andiamo su USDT Tether, andiamo a prenderci l'indirizzo Tron TRC20. Andiamo sull'indirizzo del portafoglio e andiamo a inserire il mio indirizzo di Tron. Verifichiamo sempre l'estremità TBGE. TBGE, l'indirizzo è corretto. La rete, sempre Tron TRC20. Sempre importante verificare, la rete che volete utilizzare deve essere uguale in entrambi gli exchange. La quantità, mettiamo 30 dollari e poi facciamo conferma. Una volta fatta, confermeremo il prelievo e poi andrà direttamente in archivio. Quindi se vogliamo andare a vedere il prelievo, adesso non si vede perché non l'ho emesso, però in questo caso tu vai a vedere, vai qua, vai su cronologia prelievi, noi andiamo a vedere all, noi possiamo andare in corso perché quel prelievo sicuramente è in corso e lo vedremo qua che starà caricando e che l'exchange chiaramente dovrà confermare. Ora, voglio parlarvi velocemente di come funziona le tariffe, cioè le fees. Se andiamo su questa sezione, poi andiamo su costi di commissione trading, si apre questa pagina e vediamo che noi siamo a livello 0. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo le fees dello 0.1. Chiaramente, come funziona? Più tradiamo, più il volume di trading è alto, più paghiamo meno fees. Dal livello 0 si arriva fino al livello 12. Vi ho fatto vedere un attimo per capire che esiste anche questa sezione. È possibile scaricare anche l'applicazione direttamente scansionando l'app. Puoi scaricarla da iOS o Android. Un'altra funzione interessante è quella di creare un subaccount. Andando qua e poi andando su subaccount, clicchiamo, vediamo che è possibile creare un subaccount. Ora, in questo caso, possiamo anche dare un nome al subaccount. Mettiamo, per esempio, Marco. Cosa serve il subaccount? Se vogliamo differire la tipologia di trading, magari sull'account principale vogliamo mettere in staking o in lending dei fondi, vogliamo fare trading aggressivo solo sul subaccount o fare altro, possiamo dividere. In questo modo non andiamo a confondere i fondi. Bene, ora vi spiego come effettuare il primo trade su KuCoin. Andiamo sulla schermata principale, che ormai abbiamo preso confidenza. Asset panoramica, ci troviamo qui. Se vogliamo, dobbiamo prima assicurarci che abbiamo fondi nell'account trading, perché come sapete i fondi quando vengono depositati o trasferiti vanno sempre sull'account principale, dopodiché per spostarli negli altri account, quindi account trading, futures account, account pool ex, che sarebbe per il mining e lo staking, dobbiamo trasferire i fondi. Quindi andiamo sempre, come vi ho fatto vedere poco fa, andiamo sul account principale trasferimento e andiamo da account principale a account trading ovviamente e mettiamo tutto quello che abbiamo. In questo caso 27 dollari li mettiamo. Una volta che abbiamo caricato, ci siamo assicurati che abbiamo fondi nell'account trading, ora vi faccio vedere anche un'altra cosa. Andiamo su mercati, quindi andiamo a vedere tutta una panoramica generale di tutti gli asset e le coppie che sono presenti di trading presenti sull'exchange. Una volta fatto ciò,
Questa è la schermata principale, divisa tra USDS, Rebel Stablecoin, Bitcoin, KuCoin Coin, Alcoin, DeFi, NFT, Metaverse, Polkadot, ce ne sono un sacco. Ora, noi andiamo sul Pairs USDT, che sarebbe la stablecoin equivalente al dollaro che non oscilla, che noi abbiamo nell'account in questo tutorial. E in questo caso io ho messo un po' di coins che io tratto di solito, quindi ho messo come preferiti. Se voi volete utilizzare una coppia di trading che utilizzate spesso, basta cliccare sulla stellina Luna USDT, automaticamente poi l'andremo a ritrovare nella sezione preferiti. Possiamo andare, non so, vedi, qua abbiamo messo già 5 coin. Una volta fatto ciò, potete anche inserire gli alert. Quindi cosa vuol dire? Se volete tenere traccia del prezzo di un determinato asset, per esempio, io qua metto messo Bitcoin, tutti lo conoscono. Qua ho messo scende sotto 60.000, sale sopra 65.000 e via dicendo. Facciamo un ordine, impostiamo un ordine, un alert live. Per esempio, Bitcoin USDT sale sopra i 64.000. Molto semplice. Facciamo conferma, qualche secondo, e andrà ad accodarsi, anzi andrà sopra. Sale sopra 64.000. Questo serve, magari abbiamo un trade in corso, vogliamo tenere traccia, sapere dov'è il mercato. Noi non abbiamo sempre tempo lavorando, quant'altro, quindi almeno possiamo avere un po', fare più chiarezza. Una volta visto ciò, adesso andiamo direttamente nella sezione trading. Andiamo su trade, trading spot, si aprirà la pagina. Ora vi spiego un po' in generale come funziona. Questo qua è il grafico, in questo caso è il grafico di Bitcoin di USDT. Ogni candela in questo grafico rappresenta un giorno. Possiamo scegliere se mettiamo settimanale, quando vedremo il grafico ogni candela rappresenta la settimana, qua il giorno, possiamo, se clicchiamo 12 ore ogni candela rappresenta 12 ore, via dicendo, arriviamo fino al minuto. Questo, diciamo, questo è Power by TradingView, è uno strumento di trading molto importante per fare analisi tecnica. Non mi addentro molto in questo tutorial perché ci sarebbe da spiegare molto. Ci sono molte features, molte opzioni per poter utilizzare questo tipo di strumento. Qua vediamo, possiamo tirare le trend line, se apriamo, tutti i tipi di trend line, via dicendo. Inoltre potete monitorare anche, tenere traccia di più pairs, per esempio Bitcoin USDT e Ethereum USDT, con quattro, un'interfaccia a 4. Io chiaramente non la utilizzo molto, ve l'ho fatta vedere tanto perché è interessante, però di solito rimango sempre a 1. Questo è l'order book. Cosa vuol dire? Qua abbiamo chi vende e qua chi compra. Il prezzo, combaciando tra la vendita e la compra, di Bitcoin in questo momento è 60.437. Ora, andando qua sotto, noi cliccheremo spot market. Cosa vuol dire? Che in questo caso noi, io non vi farò vedere in questo tutorial come funziona il margine con l'EVA, i futures, perché è molto più complesso, più rischioso. Questo è un tutorial per principianti, quindi preferisco farvi vedere la base. Facciamo finta che adesso vogliamo, per esempio, tradare ADA. Qua vediamo, andiamo a cercare, usiamo ADA USDT perché io ho USDT nell'account. Vogliamo comprare ADA, facciamolo, vi spiego, c'è il limite e il market. Lo facciamo in market. Cosa vuol dire market? Il market è quando vogliamo comprare subito, te lo compra al miglior prezzo di mercato. Quindi se adesso noi per esempio andiamo a inserire quanto vogliamo comprare, per esempio vogliamo comprare 20 dollari di ADA, in questo caso noi lo compriamo al miglior prezzo che lo troviamo in questa sezione, facciamo compra ADA, uscirà il pop-up con ordine eseguito. You have placed the order successfully. Dove lo troveremo? Nella cronologia trade. Cosa vuol dire? Nella cronologia trade vedremo che abbiamo comprato 10.3371 ADA per un prezzo di 20 dollari. Adesso se vogliamo vendere ADA, il trade che abbiamo comprato, possiamo andare tranquillamente su sezione vendi ADA, facciamo il 100%, in questo caso combacia con gli ADA che abbiamo nell'exchange, 10.3371 ADA, facciamo vendi ADA e me lo venderà in questo caso al miglior prezzo possibile. Ora facciamo caricare un attimo, qua vede, dice you have placed the order successfully, l'ordine è andato a buon fine, e qua
vedremo in automatico fra poco vendi. Cosa vuol dire? Abbiamo venduto ADA. Lo troviamo sempre tutte queste opzioni in cronologia trade. Ora vi faccio vedere come funziona comprare il limit. Il limite. Cosa vuol dire il limite? Vuol dire che se uno non vuole stare davanti al computer, ha un'idea precisa, non so, voglio comprare ADA e voglio comprare ADA a 1,80 dollari, ma non è ancora arrivato, non voglio comprarlo in market in questo momento, noi andiamo a impostare il prezzo di entrata direttamente nella sezione limite. Vi faccio vedere come funziona. Bene, in questo caso cosa facciamo? Vogliamo comprare ADA a 1,80 dollari, noi inseriamo il prezzo 1,80 di ADA, la quantità, vogliamo comprare per esempio 10 ADA. Cosa vuol dire? Noi compriamo 18 dollari di ADA a 1,80 dollari, quindi come vi ho spiegato in questa zona facciamo compra ADA e automaticamente vedremo l'ordine in ordini aperti. Vediamo che quando ADA andrà a 1,80 dollari, compriamo un valore di 10 ADA che sarebbero 18 dollari. Inoltre, noi qua sopra vediamo anche diverse features. Cosa vuol dire? Qual è il prezzo attuale di ADA? Quanto ha perso nella giornata di oggi? Ore. Cosa vuol dire? Qua ci dice il prezzo massimo che ha raggiunto ADA nelle ultime 24 ore e qua ci dice il prezzo minimo che ha raggiunto ADA nelle ultime 24 ore. Inoltre ci dice anche il volume di trading nelle ultime 24 ore. Questo è interessante, sempre tenerlo a mente, così si ha ben chiaro qual è il prezzo massimo e il prezzo minimo nelle ultime 24 ore di ADA. Bene, in questo caso vi ho spiegato un po' come funziona il trade in maniera basica. Ovviamente, per quanto riguarda margine e futures, non ve lo spiego in questo tutorial perché è molto più complicato e molto più rischioso. Ora voglio spiegarvi come fare staking su KuCoin. Per chi non sapesse cos'è lo staking, ho trovato un articolo, lo leggiamo insieme al volo. Lo staking è un processo che consente ai possessori di una specifica coin, crypto, di guadagnare ricompense, rewards. Lo staking deriva da un meccanismo proof of stake, utilizzato da una rete blockchain distribuita, dove i miners blockchain possono minare o convalidare le transazioni di blocco in base al numero di coins che hanno. Maggiore il numero di coins che detengono, maggiore sarà il loro potere di mining. Le ricompense di staking sono condivise con gli utenti che possiedono i crypto asset e che delegano i loro diritti di voto a un gruppo di staking. Maggiore è il numero di convalide delegate a un gruppo di staking, maggiore sarà la possibilità di essere eletti per produrre il blocco successivo e maggiori saranno le ricompense che probabilmente verranno ricevute. Questo è che cos'è lo staking, così avete un po' più chiaro. Ora entriamo nel dettaglio. Sempre sulla pagina principale dove la troviamo in asset, clicchiamo overview, andiamo su finance e pool x earn. Ovviamente i fondi per fare staking devono essere trasferiti dal main account al pool x account. Per esempio, se noi vogliamo mettere in staking Polkadot, dobbiamo avere nel main account Polkadot, fare transfer e fare transfer da main account a pool x account del nostro DOT per mettere in staking. Ora, questa è la pagina dello staking dove qua ci sono tutte le promotion, le promozioni con un rewards annuale qua è molto alto. Queste sono tutte le promozioni. Noi andiamo a cliccare more, dove possiamo vedere due terminologie. Flexible term staking. Il flexible term, la differenza cos'è? Semplicemente che tu puoi mettere in stake una coin e puoi subito prelevarla, quindi non sei vincolato. Ovviamente la ricompensa è minore. Quindi andiamo a vedere per esempio DOT, la ricompensa annuale del 5% col flexible term, e invece con lo staking normale è del 11,5. Ovviamente tu hai un redemption period che sarebbe che quando tu adesso se vai a mettere in staking DOT non puoi, devi fare la richiesta prima di prelevare e durerà 28 giorni. Cosa vuol dire? Che non puoi prelevare subito, ma dopo 28 giorni. Invece nel flexible term puoi farlo subito. Come fare? Se tu per esempio vai su Polkadot flexible term e vuoi mettere in staking tutto Polkadot, fai su transfer. Automaticamente la KuCoin main account dovresti avere il tuo Polkadot, trasferisci i fondi su PoolX,
metti il numero di dot che vuoi mettere, per esempio 5 dot, fai confirm e automaticamente hai messo in staking col flexible term Polkadot. Invece lo staking classico, quello dove hai un periodo, redemption period di 28 giorni che non puoi prelevare dopo la richiesta che fai dei 28 giorni, fai subscribe. Qua dice che il minimum per fare lo staking è un dot, noi mettiamo 5 dot. Fai I have read and agreed, quindi termini e condizioni, fai subscribe e in questo modo hai messo in staking il tuo dot. Per vedere dove vanno a finire poi tutte queste cose, noi basta che andiamo su pool ex account, clicchiamo, si aprirà questa pagina. Bene, vediamo tutti quegli ordini che abbiamo fatto del flexible e dello staking normale andranno nella sezione lockup history. Ora, io ho simulato, questo è un account di prova, quindi non ho fatto, ce l'ho sul mio privato. In questo caso gli ordini andrebbero qua sotto. E noi qua possiamo controllarli. Inoltre possiamo andare su Overview e qua in teoria ci dovrebbe essere il grafico torta dove ci dice quanto abbiamo dentro e ovviamente quanto stiamo guadagnando giornalmente. Come ultimo argomento voglio parlarvi di come fare lending su KuCoin. Cos'è il lending? Serve per i prestiti cripto. Ho trovato un articolo, vi leggo un pezzo di questo articolo dove definisce il concetto di prestito. Al centro dei prestiti cripto c'è un concetto semplice. I debitori possono usare i propri asset come collaterale per ottenere un prestito in fiat o stablecoin, mentre i creditori forniscono gli asset necessari per il prestito a un tasso di interesse concordato. Questo può anche funzionare al contrario, ovvero i debitori usano fiat o stablecoin come collaterale per ottenere prestiti in asset cripto. Molto semplice, come funziona? Io ho dei fondi, li metto in prestito tramite lending e ricevo un interesse giornaliero. Ora, come fare? Andiamo su Finance. Crypto Lending. La pagina che si apre del lending è molto intuitiva e molto semplice da utilizzare. Facciamo finta che noi vogliamo mettere in lending USDT. Puoi farlo con tutto. Io ho USDT nell'account, quindi tengo come punto di riferimento USDT. Quindi mettiamo 40 dollari, è il mio, la cifra che io voglio mettere in lending e come minimo posso mettere 7 giorni, 14 giorni, 28 giorni. Facciamo finta 28 giorni. Come dice che l'interesse ottimale giornaliero è consigliato dello 0,056. Chiaramente posso scegliere quello che voglio. Ovviamente più alto, più difficile che le persone lo prendano in prestito. Facciamo finta lo 0,7. Mi avvicino un po' all'optimal rate. Facciamo lend e automaticamente il mio ordine andrà qui sotto. Cosa vuol dire? Quando andrà qui sotto non è confermato, nessuno ancora ha preso in prestito i miei fondi. Ma andranno su settled quando il cliente, l'utente prenderà in prestito i miei fondi e andrà su settled. Ovviamente, se noi facciamo lending costantemente, possiamo trovare tutti gli ordini sotto order history. Un'altra funzione interessante è quella dell'auto lend. Se noi, per esempio, vogliamo mettere in lending ogni mese i fondi senza preoccuparcene, possiamo utilizzare questa opzione automatica. Poi mettiamo i termini 28 giorni, qua minimum day rate, mettiamo lo 0,7, ci avviciniamo all'optimal rate e facciamo enable auto lend. Automaticamente l'ordine, come ho detto in precedenza, andrà qui sotto e poi, quando verrà confermato, andrà qui. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Mi raccomando, se vi è piaciuto, utilizzate il referral link che ho lasciato sotto il video per avere un ulteriore sconto. Buona serata a tutti.